fatto questo brevissimo appello introduttivo, passerei direttamente la parola al dottor Leo Pezzi, che è procuratore sostituto presso la nostra procura, che appunto ci dirà la visione dell'accusa per quanto riguarda la ricerca e l'acquisizione delle prove. Allora, grazie prima di tutto all'Avvocato Nicotia per la fiducia che mi ha dato, grazie a voi che state per sentirmi. Questo è l'oggetto della discussione. Il mio punto di vista è sicuramente quello penale, è sicuramente quello processuale, spero sia leggermente più oggettivo di quello della procura in astratto, nel senso che se questa è un'occasione di confronto è uno dei pochi casi in cui ci possiamo liberare dalle scorie di posizione, almeno una volta in cui i casi concreti non ci tirano ognuno per la giacchetta dalla sua parte, possiamo fare il punto in astratto e senza preconcetti. Poi ovviamente un minimo di incrostazione valutativa, direbbe una consulta, continueremo ad avercelo perché i ruoli pesano, però l'approccio a un segmento normativo francamente importante vorrebbe essere se non proprio disincantato, quantomeno tranquillo e propositivo e di dialogo. Se io parlando dicessi delle cose che a voi vi sembrassero meritevoli di un commento, come potete fare anche in diretta, vuole essere aperta al colloquio open source come il programma che stiamo per vedere, se qualcuno alza la mano io arrivo al punto metaforico e se ne discute. La modifica a cui ha fatto cenno l'avvocato Nicosia è quella introdotta da questa legge qui. Ci sono voluti 7 anni e faceva prima a piedi la convenzione a venire dall'Ungheria. In realtà non siamo gli ultimi, perché la convenzione è fatta dal Consiglio d'Europa, quindi leviamo gli Stati Uniti, l'Australia, il Giappone, la Cina e altri giganti anche delle telecomunicazioni. A tutt'oggi, per quanto mi consta, non hanno ratificato la Gran Bretagna, la Svizzera, la Svezia e la Germania, per cui la Finlandia ha 1 miliardo di telefonini, avrà fatto bene a ratificarla, la Francia è democratica per definizione, non siamo gli ultimi nel panorama europeo, e questo forse dovrebbe essere foriero dell'importanza con cui uno Stato nazionale si accinge ad incidere sulla propria legislazione, lasciando metabolizzare e depositare il contenuto abbastanza stringente, ma comunque suscettibile di un'applicazione abbastanza elastica nel diritto nazionale voluto dalla Convenzione. Per cui 7 anni sono uno sproposito per qualsiasi tempo, però è il segno dell'importanza del settore che si va a toccare e della volontà di coordinare con una certa adeguatezza, calibrando per quanto è possibile vari interventi, questa modifica. Forse non sempre ci siamo riusciti, ora diamo un'occhiata a quello che è successo. Il taglio è soprattutto processuale. La legge di ratifica modifica in realtà delle cose basilari. Se avessero detto 30 anni fa che una legge modificava anche soltanto il codice penale di procedura, ce la saremmo vista sui telegiornali per 3 mesi di fila. Oggi non sono più scolpiti nel marmo e nel bronzo, per cui le modifiche ai codici le vediamo con una certa frequenza e impressionano molto meno. In realtà vediamo dall'ambito, ora io ho cercato di scrivere in scuro, non so quanto si legge. Non tutte le slides saranno in carattere così grande, è un argomento buono per le prime file, in fondo francamente è quasi una prova da rinnovo della patente. Il legislatore comunque modifica, perché il nostro ordinamento ha articolazioni legislative impostate in questo modo, per rispondere agli obblighi pattizi, i 2 codici penali, il cosiddetto codice della privacy e il decreto che introduce la responsabilità, chiamiamola penale, ma è detta amministrativa, delle società per reato commesso da dipendenti o dagli organi apicali. Il taglio sarà chiaramente processuale. Ovviamente, anche se il penale meno del civile adegua la procedura al tipo di situazione sostanziale, è sempre importante vedere un po' dove andiamo a battere.
In questo caso la prima cosa da cui partire, perché siamo tutti operatori concreti e concretamente il primo pensiero che ci capita su una questione di diritto è se la dobbiamo portare davanti al nostro tribunale o a qualcun altro che dovrà occuparsene nel nostro campo o in quello degli operatori di giustizia, degli avvocati, delle forze dell'ordine, è quello di riferire a chi è competente. È competente, competente l'ho messo fra virgolette perché mi insegnate che è competente il tribunale, il giudice e non il requirente, ma parlare di attribuzione delle funzioni era troppo lungo per la slide, è competente per la gran parte dei reati informatici in senso stretto, e sottolineo in senso stretto, la procura distrettuale. Quindi Firenze si mangia come competenza la gran parte dei reati informatici in senso stretto, con due sole eccezioni importanti, ma anche dal punto di vista sistematico marginali. Siccome si è sempre in tempo a ripensarci, la legge, abbiamo visto, è del 4 aprile, pubblicata sulla Gazzetta. L'ultimo articolo ne prevedeva l'entrata in vigore il giorno successivo, quindi il 5 aprile è nell'ordinamento italiano la modifica ai due codici, alla privacy e alla responsabilità amministrativa di cui stiamo parlando. Prima che entrasse in vigore la legge è entrato in limine, in zona Cesarini, un decreto legge che ha salvato una fascia di diritto transitorio, per cui paradossalmente, e non sempre ce ne siamo accorti, lo dico tranquillamente perché poi anche gestire la congerie normativa che si accumula non sempre è facile, quindi tutti i reati commessi prima dell'entrata in vigore della legge restano di competenza non distrettuale ma circondariale. Quello che è successo dal 5 aprile in poi è di Firenze. Io non mi cospargo troppo il capo di cenere, ma lo ammetto, ci siamo padellati, io personalmente, uno o due procedimenti, perché di qui che uno guarda qui dal diritto o la Gazzetta e si accorge che è entrato in vigore il decreto legge 23 marzo, tra l'altro è stato convertito a maggio ovviamente, e solo legge di conversione quella che ha circolato, c'è stato un mese di buco in cui ho mandato due fascicoli a Firenze e Firenze l'ha presi, dopo è arrivata anche loro e me l'hanno rimandati. Ora, siccome non sempre è ampio il tempo entro cui muoversi, anche questo è importante. D'ora in poi comunque tutte le nuove fattispecie che ci si presenteranno hanno, per quei reati che poi andremo ad esaminare molto velocemente, competenza fiorentina. Competenza fiorentina anche per l'ufficio del GIP. Siccome anche qui l'abbiamo fatta a puntate, abbiamo nel senso il legislatore, non noi, la legge di ratifica non prendeva in considerazione il ruolo del GIP. Ora, mentre tutti i reati di competenza, ancora fra virgolette, della procura distrettuale vedevano fino al dibattimento eventuale una competenza distrettuale del medesimo GIP di Firenze, nel nostro caso, era saltata la modifica dell'articolo 328 che è questa qui dietro. Con un'ulteriore zona Cesarini, ma qui siamo davvero al Golden Goal, la ritappa il legislatore inserendo con lo stesso decreto sicurezza, che è quello che ha modificato anche prima, una competenza distrettuale del GIP. Non era cosa scontata, perché per esempio aveva già fatto in tempo la Corte di Cassazione a pronunciarsi su una querela che aveva coinvolto due tribunali campani, ora non mi ricordo quale tribunale periferico, circondariale, aveva detto: io sono il GIP, questo sarebbe l'unico caso in cui un GIP circondariale si trova ad interloquire direttamente con la DDA. La discrasia di questo sistema rispetto a quello che regola generalmente e ordinariamente il rapporto GIP-PM è tale che io do per scontato che sia tua Napoli, prendila e tienila. Napoli non era stata convinta e con motivazioni che sono state accolte dalla Cassazione in sede di regolamento di competenza ha detto l'esatto contrario di quello che poi giustamente ha detto il legislatore. La Cassazione aveva detto che non si tratta di quello che la Corte Costituzionale chiama un rapporto a rime baciate, per cui eccezionalmente, ma nella sua discrezionalità, il legislatore può sdoppiare GIP da procura. Quindi anche prima del dibattimento alla Cassazione, pur con una buona torsione sistematica dei normali rapporti processuali, questo gli andava bene.
solo per dire la difficoltà poi di calibrare l'approccio su cose che ormai non ci interessano più se non dal punto di vista storico. Ogni volta che tocchiamo qualcosa, il sistema è un luogo non fisico dove tutto si tiene e se si leva un sassolino poi salta. La competenza funzionale da TTA, e aggancio ovviamente alla natura processuale della competenza, una disamina davvero molto veloce dei reati, si comprende su quasi tutte le fattispecie, l'avevo accennato, di criminalità informatica in senso stretto, cioè quei reati che presentano profili nell'oggetto materiale o giuridico o nella condotta di rilevante interferenza con, diciamo così, il mondo dell'informatica in senso molto ampio. Il legislatore, peraltro, anche se altri stati europei hanno avuto una posizione contraria e anche autori italiani propendevano per una diversa opinione, non ha ritenuto opportuno di inserire un apposito capo in cui collocare anche topograficamente in maniera evidenziata tutti i reati informatici. Era per esempio la scelta che aveva fatto il progetto Nordio, come per i reati ambientali, per i delitti ambientali che poi sfortunatamente sono rimasti nella penna del disegno di legge, e con una scelta che secondo me è giusta per delle motivazioni che probabilmente appariranno meglio più avanti, ha deciso di collocare i singoli reati nei settori del codice dove l'oggettività giuridica si riferiva ad altro. E secondo me è una considerazione apprezzabile e condivisibile in questo senso. Una volta che vedremo non soltanto nella criminalità informatica in senso stretto, ma in quella in senso ampio, i reati comuni a cui accennava l'avvocato Nicosia, come in realtà sia assolutamente trasversale l'uso dell'informatica in qualsiasi attività quotidiana, rinchiudere i reati informatici in un ghetto topografico nella toponomastica del codice sarebbe stato uno svilire il peso anche processuale che dovrebbe invece portarci a regolare le nostre condotte di operatori del diritto in tutti gli altri reati. Ora, è ovvio che i grossi poli che hanno attratto i reati informatici sono stati, dal 615 ter e seguenti, la libertà individuale, in questo caso parametrata sulla libertà del domicilio, poi la libertà della corrispondenza su specie della inviolabilità dei segreti per i 617 Bister e quanti altri, e invece sulla nozione più propriamente patrimoniale ci sono tutte le ipotesi di danneggiamento che vedremo molto velocemente. Io le scorro veramente a volo d'uccello perché non è l'oggetto della nostra conversazione, quindi chi viola un domicilio informatico, lo dico molto banalmente, chi ha in tasca le chiavi del domicilio informatico altrui, come se qualcuno di voi ci avesse la password di questo computer, chi ha queste cose punite dall'articolo precedente e le butta in giro, o se le tiene, o se le mette in tasca, o se le conserva, chi installa materialmente queste apparecchiature. Vediamo che la soglia di punibilità è spesso arretrata anche ai limiti dell'attentato, lo vedremo ancora meglio quando l'oggetto materiale è un bene o un servizio di necessità pubblica. La falsificazione di corrispondenza, l'intercettazione abusiva di comunicazioni informatiche o telematiche e l'installazione. L'ultimo è uno dei più comuni, nel senso il marito che sospetta tradimento della moglie attacca il registratorino a bit al telefono di casa. Dal 635 si passa al regime patrimoniale vero e proprio. È stato sdoppiato il danneggiamento che prima riguardava l'originario reato, dividendolo secondo due ordini di giudizio. Se si danneggiano i dati o se si danneggia il computer, lo dico in termini veramente trascianti e improbabili, ma per dare il nocciolo della questione, e questa è una divisione che è stata fatta, e l'altra è che sia privato o pubblico, ovvero di pubblica necessità, il bene materiale aggredito dalla condotta. Per cui il 635 bis punisce chi mi cancella il file PPT da cui state vedendo le immagini, il 635 ter punisce chi mi rovina il computer, anche con condotte da remoto, non solo fisicamente prossime. Il quater se la prende con chi danneggia sistemi informatici pubblici, il quinques invece il quater
si rifaceva sui privati, per cui la dicotomia delle condotte di danneggiamento è pubblico-privato, diciamo molto tranchant, software-hardware, è fatta con l'accetta ma dà vagamente il senso di quello che stiamo dicendo. C'è una truffa informatica che può avere, al contrario della truffa in senso stretto, anche uno scarso contributo da parte della persona offesa. C'è una frode che in realtà non è frode, al contrario di quello che dice la rubrica, o può non essere frode da parte dell'unico soggetto che può compierlo, perché è un reato proprio, che è il certificatore della firma elettronica. Abbiamo visto, e questa sarà una definizione essenziale, che quando parla di oggetto materiale dei reati informatici, il legislatore, e eredita definizioni proprie della normativa pattizia, non parla di computer o di altro, parla di sistema informatico. In realtà solo di sistema informatico parla Budapest. Tutte le disposizioni che si occupano di questo parlano di sistema informatico o telematico. In Italia la definizione singola, stretta, di sistema informatico data da Budapest è data come sistema informatico telematico. Ora, quello che direbbe un informatico, e spero di averci preso, su cos'è un sistema informatico è qualcosa del genere, cioè un hardware è un software che su determinati input ci danno una risposta di dati elaborati, ci servono a qualcosa. E questo ci scala enormemente il tipo di prospettiva, perché non è soltanto più il mio computer il sistema informatico, non è più soltanto il mio computer unito con la scheda di rete al computer dell'avvocato Nicosia, e non è nemmeno soltanto l'intera rete di questo palazzo, se fosse parlato, l'intera rete della pubblica amministrazione o l'intera rete internet. In realtà qualsiasi smartphone, ma io direi anche salvo magari qualche startup di primissima generazione, qualsiasi telefono cellulare lo possiamo definire un sistema informatico. Le telecamerine con la scheda SD con cui facciamo le fotografie in vacanza, io ho messo la PlayStation, ma ovviamente anche l'Xbox o la Wii, senza pensare soltanto alla Sony, il TomTom o qualsiasi altro navigatore. Se ci accorgiamo che in realtà la maggior parte degli utensili sono in realtà dispositivi informatici, vediamo che ci si era chiesto se per esempio il forno della domotica o il frigorifero collegato alla domotica della casa, infatti, siano, secondo me, sono sistemi informatici. Certo, non la domotica. Interfacce con l'esterno. Il problema è questo: se questa è la definizione data dai tecnici, alcuni di voi sono qui, se c'è qualcosa che non torna sono contento di essere smentito, la definizione giurisprudenziale in realtà è molto simile. Questa è l'ultima Cassazione che l'ha detto ex professo nella parte emotiva. Sistema informatico parte con una tautologia, è qualsiasi sistema di apparecchiature che utilizzi tecnologie informatiche, quindi si risolve in maniera apparentemente veloce, però poi il giudice di legittimità scopre le carte e lo definisce per relazione, perché ci dice quello che secondo la giurisprudenza penale ai massimi livelli è la tecnologia informatica, per cui ce lo ricaviamo di seconda battuta. E in realtà con una definizione un pochino più lunga, che spero si legga abbastanza bene, ci dice che è un'apparecchiatura che elabora i dati che noi mettiamo. Fa riferimento addirittura alla struttura binaria, perché parla di bit, per cui si riferisce davvero al codice 01. Tutto quello che con supporto adeguato elabora dati costruiti con sistema dei bit, per la Cassazione, abbastanza recente, è un sistema informatico. Non è stato inciso, credo io, questo punto da Budapest, perché Budapest questo ci dice, l'articolo primo lettera A, quindi proprio veramente l'incipit del testo, ci dice che qualsiasi apparecchio o gruppo di apparecchiature, anche collegate tra loro, compiono in maniera informatica elaborazione dei dati. Più o meno c'è un solito adagiarsi dell'interpretazione giurisprudenziale e in genere dottrinale sul concetto base introdotto dalla scienza informatica. Noi ci
abbiamo, come italiani, anche la seconda carta, il sistema telematico. In realtà il sistema telematico, potremmo dire, è un sistema informatico che si pone come oggetto fondamentale la connessione, il trasferimento di dati fra due terminali. La Cassazione, quando un po' di tempo fa affrontò il problema, non è recente, ma il discorso è questo, ci disse che anche l'intera rete, questa mi sembra sia stata vota, ma va bene anche per reti minori e per compagnie di minor fama, è un sistema telematico, perché qui in questo caso si pronunciava su una clonazione di cellulare e il nocciolo della questione era, guardate che non è soltanto il numero del cellulare o la conversazione che passa sulle onde, il sistema telefonico o telematico, ma è anche molto semplicemente tutta quella serie di dati e di elaborazione di questi dati che permette al sistema telefonico di funzionare. Per cui chi si appropria dei codici di accesso di Vodafone, dei codici del cellulare che gli permettono poi di interfacciarsi come SIM sulla rete mobile, in quel caso viola un sistema telematico. Ora, per tutto quello che abbiamo detto, io credo che il legislatore, in maniera forse un po' ridondante ma anche comprensibile, ci abbia introdotto un indiadi. In realtà il sistema informatico o telematico non sono due sistemi, l'informatico e il telematico, è una indicazione definitoria che comprende un di più, una qualità che può avere e che spesso ha in questo momento di wireless, bluetooth e collegamento più o meno facile alla rete, ogni sistema informatico. Il sistema informativo, che invece ogni tanto sorte fuori, non nel nostro testo di legge, è un'altra cosa, però siccome esce fuori spesso nelle consulenze dei professionisti dell'informatica o in articoli di dottrina, solo per dire che il sistema informativo è una parte molto più grande. Il sistema informatico è quello che fornisce dati, lo elabora. Il sistema informativo è tutto ciò che sta intorno a queste informazioni, compreso anche quello che è dato a livello antropico, direbbero loro, cioè quello che l'uomo ci mette dentro e ricolloca nella società. A questo punto vediamo però che criminalità informatica è un'area semantica assolutamente larga. Larga perché sulla colonna di sinistra vedete i reati informatici, cyber crimes. Sulla colonna di destra, per dirla sempre in termini anglofoni, sarebbero i computer related crimes. Perché se a sinistra vediamo i reati che prevedono, nella fattispecie astratta, una partecipazione quale che sia di un sistema informatico, dall'altra parte no. Ora facciamo qualche esempio, ma probabilmente molte cose saranno più chiare con considerazioni molto concrete. Vediamo che i cyber crimes in senso stretto sono tutti quelli che abbiamo visto di competenza della DDA. E gli unici due che ancora dovrete scontare qui fra procura e tribunale sono le false dichiarazioni del 491 bis e le false attestazioni del 495 bis. Su 495 bis potremmo anche saltare, perché è l'equivalente del 495 non fatto alla polizia giudiziaria ma fatto al soggetto abilitato a certificare la firma elettronica. Il 491 bis invece è una cosa che, quando tutti, perché obiettivamente bisogna ricalcolare anche le nostre strutture mentali, avremo fatto un po' l'abitudine, avremo digerito la novità, ce lo sconteremo a lungo. Il 491 bis è molto semplice, in realtà è una norma estensiva come il 56 o il 110, ci dice tutti i reati di questo capo sono le falsità documentali che partono dal 476, falso materiale in atto pubblico e arrivano fino alle falsità in scrittura privata, se sono fatte su documenti informatici sono puniti con le stesse pene, punto. Fortunatamente si sgombra il campo dalla vecchia definizione di documento informatico, che era un kamikaze, che era un karakiri, scusate, normativo. La nozione di documento informatico, anche a senso del 491 bis, ormai è
stata radiata dal codice, ce la dobbiamo ripescare nel codice dell'amministrazione digitale in maniera molto più propria, perché invece nella vecchia definizione che parlava di supporto, e i civilisti avrebbero potuto dire scusate, ma il vecchio Trabucchi distingueva fra monumentum e documentum. Il documento non è soltanto il pezzetto di latta su cui incide i dati, ma è il contenuto che c'è messo dentro. Il codice dell'amministrazione digitale molto più pragmaticamente ci dice, riportandosi a un'interpretazione più schiettamente civilistica, che è la rappresentazione in maniera informatica di dati. Ora, quando avremo fatto, dico io, il callo, e speriamo che lo facciamo presto, perché altrimenti la vita reale ci passerà avanti, ci accorgeremo che come il falso in cambiale in questo momento è in caduta rispetto a 20 anni fa, perché ci sono meno cambiali in giro, cambiare tutto sommato uno strumento residuale, ci saranno i falsi nelle riba. Come ci sono i falsi in certificazioni di arrivo del protocollo del comune, ci potranno essere le falsità di firma digitale, anche se non attestate al certificatore abilitato. Per cui tutto quello che siamo abituati in questo momento a pensare cartaceo, siamo consapevoli che sta diventando anche informatico. Poi il secondo scalino, che non è semplice, ma a volte gli esempi ci si pongono con evidenza davanti agli occhi, è questo: più la vita si informatizza, più quello che noi siamo abituati a pensare in maniera cartolare diventerà, io la prima cosa che ho pensato francamente è cambiare riva, perché le cambiali tutto sommato sono molto meno presenti, ma sono una costante della nostra vita. Su tutto il resto ci apriremo. Ma tutto questo non esaurisce l'impatto informatico sulla vita quotidiana. Ora, la colonna di destra, sì, ci spiega altre due cose. Ci sono reati in cui io utilizzo un computer e non sono reati informatici in senso stretto. Poi vedremo che ci sono anche reati in cui i computer non c'entrano niente eppure entrano nelle indagini e nei procedimenti. Ora, un reato comune banale, ma i casi, veramente qui gli esempi si potrebbero moltiplicare a dismisura, una diffamazione. Ora, non soltanto la diffamazione non è un reato informatico, non soltanto la diffamazione può anche non essere una diffamazione via internet che noi abbiamo assimilato da tanti anni alla diffamazione a mezzo stampa, può essere anche soltanto la diffamazione, è successo, in cui Mario Rossi si arrabbia col vicino di casa Gino Bianchi, tappezza il paese di manifestini scritti in formato A4 con un programma di videoscrittura, ho scritto Mario Rossi è un delinquente. La prova provata è che quando sono andati gli operanti a casa di Mario Rossi, non con la prepetizione, perché lui mi ha spontaneamente consegnato il file ancora originario sul programma Word, era quello. La diffamazione è stata realizzata con una condotta che ha avuto dei suoi segmenti anche in via informatica. Ora ne possiamo avere veramente molti altri, e se ci pensate sono poche le situazioni in cui un computer non può influire, un computer o i sistemi informatici che abbiamo detto finora. A volte il salto è veramente un salto del cavallo, perché il reato può non avere mai incontrato sulla sua strada la che minima scoria informatica, eppure nelle indagini sarà fondamentale sapere quello che ci dicono i computer. Ora, quando, questa tra l'altro è la stessa cosa che ci dice la Convenzione, perché la Convenzione, dicendo le stesse cose che ho detto io prima, lo dice molto meglio e in maniera molto più incravattata, dice l'insieme delle prove elettroniche di un reato comune. Ora, quando ho letto questo pezzetto della Convenzione, io non seguo mai la cronaca nera perché mi basta il lavoro e l'interesse di altro quando leggo cose non professionali. Però se faccio riferimento sbagliato prendete per buono l'esempio e non il caso giornalistico. Quando i telegiornali insistevano sull'omicidio di Garlasco e dicevano che l'alibi dell'indagato era che lui, come si chiamava, non lo so, era stato al computer in un periodo determinato della sua nottata, e quello che avrebbe fatto da alibi, è
rientrato prepotentemente e da un punto di vista molto tecnico quello che era successo lì, perché la prima cosa è chi se ne frega, la seconda cosa è vabbè, guardiamo, sì, era acceso, appunto, eri lì. Poi in realtà è una cosa che con analisi anche di una certa sofisticatezza si fa vedere, era acceso, sì, c'era la prova che qualcuno ci stesse lavorando nonostante il computer fosse acceso, era acceso e basta, era acceso con dei programmi in esecuzione, era acceso con dei programmi in esecuzione che richiedevano un intervento di un operatore, c'era soltanto un peer-to-peer che scaricava. Poi il secondo passo eventualmente, ma è ovvio che indagini informatiche e indagini ordinarie si intrecciano costantemente, era chi fosse stato. Però in quel caso, da quello che ho colto io dalle 12 parole del telegiornale, era che i periti del tribunale, forse i consulenti delle parti, avessero individuato una carenza di programmi in esecuzione, questo non è visto evidentemente dai file di log dei singoli programmi, per cui non è detto che qualcuno stesse lì, magari si stava guardando la pagina bianca di Word, però non è detto che ci fossero stati degli input esterni al computer. Ora siamo arrivati veramente all'estremo opposto della gelida, agida, sofisticata nozione almeno comune di crimine informatico. Lì c'era un omicidio tutto sommato barbaro e assolutamente indipendente da qualsiasi rapporto informatico e telematico, eppure una delle chiavi di quel processo è o sarà stata lo scontro fra le parti di fronte al giudice su cosa voleva dire questo computer acceso, posto che fosse acceso. Quindi il nocciolo di tutta questa storia è che le indagini informatiche non si sovrappongono affatto ai reati informatici, non si sovrappongono neppure ai reati che in qualche modo hanno a che vedere con l'informatica in una qualche fase della condotta o in qualche momento dell'evento, ma attraversano veramente in maniera orizzontale, casuale certo, il nostro approccio al fascicolo. Siccome l'informatica, bene o male che ci piaccia o no, attraversa la nostra giornata nelle 24 ore, ci casca anche in mezzo alle carte che quotidianamente andiamo a dare un'occhiata. La confusione che scaturisce fra computer crimes e computer non crimes, nel senso di reati comuni a sfondo informatico, spesso ci colpisce, perché per esempio tutti questi nomi qui, che non è uno scioglilingua, sono varie modalità di truffa, nel senso molto ampio, compiute ai danni di utenti informatici. Ora, alcune sono abbastanza famose, altre no, e vediamo come per esempio capita spesso che la più famosa è il phishing. Il phishing è quando, a me è successo spesso, spero di essere sprovveduto, non sono stato truffato, ma sono stato soggetto a tentativi di truffa che non ho denunciato per non annoiare la call post. Arriva sulla vostra email, io ce n'ho alcune che insomma hanno perso la loro verginità, per cui hanno moltissimi siti e i siti sono stati venduti e mi arriva pubblicità di tutti i tipi. Questi siti danno la mia email a qualcuno che non se la meritava, spingono anche a comportamenti di questo tipo. Io non sono cliente del Monte dei Paschi, mi arriva un'email del Monte dei Paschi fatta come le email che il Monte dei Paschi manda ogni tanto ai suoi clienti, così dico: caro cliente, e ogni tanto pure caro Leopizzi, siccome c'è stato, se uno compra i dati le paga ma vuole scontare qualcosa di buono, caro cliente, caro Leopizzi, ascoltaci bene, ci siamo persi o abbiamo cambiato, stiamo facendo le modifiche nel nostro sistema informatico, cortesemente ci dai la tua password così? E vedete, io non so proprio una scima, ma fino a lì non mi sono fatto fregare, e poi ogni tanto la gente in buona fede a bocca. In realtà questo che un sacco di gente qualifica ai vecchi tempi come 640 ter, dal mio modesto punto di vista è un 640 appunto, ma uno dei più classici, è un reato comune che però si estrinseca attraverso un sistema informatico e telematico. In realtà io non altero il funzionamento come la condotta del 640 ter per fregarti, io ti dico: amico, me la dai? Te sì, caro, e mi fai un altro dispositivo in buona sostanza,
con cui miscegli dei codici. Poi serve un urto, serve un fa. Di sicuro non c'è un'alterazione dei dati, sono reati comuni di circonvenzione senza tecnico, con cui io ottengo, mediante un processo di social engineering, cioè di contatto sociale per via informatica, dei dati che poi utilizzo a mio profitto e a tuo danno. Ora, quello sotto è il phishing, che è la versione orale, nel senso il phishing è il phishing fatto mediante VoIP. Il VoIP è quel sistema di comunicazione telefonico che passa sull'internet, e quindi il povero sprovveduto viene chiamato da un centralino, perché poi la voce umana ci dà un calore che non ci dà l'email, e la signora dice: ah, buongiorno, mi scusi, senta, sono sempre molto ripasti, caro Leo Pizzi, e abbiamo fatto il rinnovamento del computer, ce la ridà la password? E in quel caso io dico: beh, è una signorina che mi chiama, io posso rintracciare la chiamata, non mi fregherà così tanto. Ora, al di là del fatto che rintracciare le chiamate VoIP è un affare più o meno complicato e a volte è decisamente impossibile, anche questa è una delle truffe più classiche. Sarebbe la stessa truffa che se mi avessi chiamato alla cabina di sotto e poi fosse scappata. In genere queste sono condotte che si chiamano di social engineering. Se me l'avessero chiesto su Facebook sarebbe stata la stessa cosa e io sarei sempre stato turlupinato dal social engineering. Se invece avessero fatto il farming, e lo dico non tanto per cultura personale mia e vostra, ma per dire come poi la soglia di differenziazione fra reato informatico o no a volte lieve, e di sicuro non se la pone chi esperto di informatica usa la sua abilità per scopi delinquenziali. Nel farming succede un'altra cosa: quando io mi faccio il mio bonifico sulla mia banca, io busso al sito della mia banca e dico: salve, sono Leo Pizzi, vorrei fare questo bonifico. Comodo, pratico, mi risparmio la fila e lo faccio a mezzanotte a casa mia. Se qualcuno è stato abbastanza bravo, alterando il funzionamento del sistema informatico, e quindi in questo caso il 640, di pizzicarmi, sapendo chi sono e dove voglio andare, se no non potrebbe farlo, e di riindirizzare la mia chiamata non sul sito della mia banca, ma sul sito suo, che per caso, o non per caso, quando io arrivo e mi aprono la porta è esattamente uguale al sito della mia banca, allora loro in quello stesso modo ottengono i codici, perché ovviamente gli do le mie password per fare il mio bonifico. Loro in quel modo si sono procurati i miei codici con una condotta che però in questo caso è computer crime in senso stretto, perché hanno veramente sfondato il mio computer. Tra l'altro l'hanno sfondato anche prima con un accesso abusivo, perché hanno dovuto vedere alcuni miei comportamenti pregressi, e lo usano in questo caso. L'estremo opposto invece è una tecnica da barba finta, per dire, i film di 007, il trashing, è la cosa più comune che si può fare, è rovistare nell'immondizia. Perché se qualcuno rovista la mia immondizia, io non sempre mi ricordo di strappare lo scontrino del bancomat, dai codici del bancomat adeguatamente elaborati da programmi e sistemi in grado di farlo, può risalire ad alcune informazioni significative. Ora, questo ci dice come veramente la linea d'onda sia zero, e se ci pensate la linea può essere tragicamente invisibile. In una convenzione di analisti informatici uscì fuori che il miglior metodo, in astratto, ovviamente non si ponevano questioni morali, ma solamente approccio alla decrittazione, il miglior metodo per decrittare un sistema protetto era il Rubber-Hose Cryptanalysis, la criptoanalisi del manicotto di gomma. Non suona semplicemente perché era stato provato che il miglior metodo per avere una password era applicare le sevizie, in Italia credo si chiami bastinato, cioè percuotere sotto la pianta dei piedi chissà i codici, e se si arriva a un certo spessore criminale, veramente è indifferente fra frugare con la mia con la vostra immondizia, sfondare il firewall del mio router, o sfondarmi le piante dei piedi a colpi di bastonato, semplicemente in maniera meno pittoresca puntarmi la pistola alla tempia. È lo stesso discorso che hanno fatto tutti i sistemi bancari, per cui le cassaforti si aprono a tempo e non è possibile storcere il codice al personale perché non lo sa. Tutto questo
noi lo leggiamo da giuristi o comunque da operatori del diritto per categorie, però penso soprattutto alle forze dell'ordine, chi si trova ad affrontare criminalità di questo tipo sa meglio di noi che basta un alito di vento e quello che è algido e cinematografico e veramente refrigerato dalla natura informatica può passare alla violenza più brutale, perché se si tratta di un'operazione che porta alla sottrazione di centinaia di milioni di euro, come di tanto succede, forse vale la pena di convincere anche con altri metodi chi è in grado di farlo. Per esempio, non è soltanto la clonazione della carta con le 200 con i 200 euro spesi in Bulgaria o a Barcellona, le cui denunce insomma affollano le nostre scrivanie, ma l'escalation è possibile, statisticamente esiste. Le altre, io non lo faccio per annoiarvi, il keylogger è semplicemente una delle modalità con cui poi potrebbero farmi il farming. Il keylogger è quella procedura per cui con un dispositivo o semplicemente con un programma informatico qualcuno da un'altra parte in remoto sente quello che io digito sulla mia tastiera, in particolar modo ovviamente i codici e le password, se non anche altre cose. Lo sniffing è qualcosa che può essere solitamente un reato in senso tecnico, perché è quello di chi verosimilmente con un 617 e seguenti si intrufola dalle mie parti, sente un po' quello che dico io, sente in maniera telematica ovviamente, e si appropria di questi dati. Ora, è stato tutto lungo, ma per dire, la cosa è complessa e l'approccio non può mai essere dogmatico e categorico. La vita è magmatica tutti i giorni e noi dobbiamo essere pronti a cambiare di atteggiamento anche psicologico su questo. Le indagini informatiche in senso stretto di solito coinvolgono la comunicazione fra più dati. È per questo che la prima cosa a cui si pensa, penso io, pensano gli operanti, pensate voi dal vostro di vista difensivo o accusatorio quando siete accusa privata, è verificare dove è arrivato. In questo senso è forte la definizione sistema informatico telematico, perché avete visto moltissime delle condotte socialmente tipizzate sono in realtà ondivaghe, ma sempre riferite a un contatto, a una connessione, spesso in remoto, fra due dispositivi. Quindi il primo passo a cui penso io, a cui prima di me pensano gli ufficiali di PG, è da dove è partito tutto questo fatto? Per cui il tracciamento ovviamente ha la fortuna di quelle scorie che restano nei vari dispositivi quando ci possiamo arrivare, che sono i file di log. Log vuol dire tronco, ma alla fine per un sistema così semantico che appassiona soltanto i marinai arriva a dire diario. I file di log sono dei diari in cui i dispositivi indicano tutta una serie di situazioni, sono queste qui dietro, a un giurista interessa relativamente, che ci portano a verificare come ha funzionato un sistema, come ha funzionato una rete, come ha funzionato un singolo programma. A noi, in buona sostanza, quello che ci può interessare è queste cose qui. E spesso per i reati, per cui più spesso chiediamo per esempio i tabulati o i caller ID, queste tre o quattro circostanze ci bastano. Chi era, quando ha chiamato e da che parte ha chiamato. Una volta che abbiamo questi dati, già la possibilità di aggredire un IP address è importante. L'indirizzo Internet Protocol è quel numero che identifica qualsiasi dispositivo. Questo computer, il computer dell'avvocato, l'iPhone dell'avvocato, l'altro cellulare. Questo, c'ho dei dubbi, ma penso di sì. Per cui qualsiasi dispositivo... Per cui qualsiasi dispositivo che entra in connessione sulla rete lascia questa sua traccia. Poi non è detto che dietro a questo numero che identifica questo computer ci sia una persona fisica che potrei essere io o qualcun altro. Quando poi abbiamo identificato questo, ci becchiamo anche il caller ID, che è il numero telefonico. A questo punto facciamo un secondo passaggio, la connessione è stata fatta da questo computer e io l'ho attaccato con un cavo di rete, non so se c'è, e ho chiamato dal numero telefonico che fa capo all'hotel Airone in Grosseto, via Senese.
quando si cominciano a quagliare tutti questi dati, gli inquirenti, parlo della PC più che di noi, cominciano veramente a guardare le somme. Le indagini, diciamo classiche, arrivano a un punto vitale. A questo punto sappiamo dove andare, a quale porta bussare, possiamo davvero arrivare alle SIT e a discutere vecchio stile. Eri te, ce l'avevi te, l'hai presa da qualcuno, si segue la filiera oppure no. Se quello sta zitto e dice l'ho usato io, di solito eleggono domicilio subito dopo. Se lui dice l'ho prestato a mio cognato, si va a sentire il cognato. Se dice l'ho prestato a un signore che si chiama Giovanni, che vedo sempre alla stazione Porta Principe di Genova, è una cosa molto simile agli spacci di rovina dove c'è il solito marocchino che ha 50 anni che li fornisce tutti. Ora, il problema è che le indagini sono mediamente lunghe. Noi parliamo di tempi tutto sommato brevi rispetto ad altre regioni italiane, francamente siamo in un momento di tranquillità e gli operanti garantiscono risposte quasi immediate. Ma siccome la conservazione dei dati non è eterna, e nel caso telematico è francamente breve, e fra l'altro è stata portata a 12 mesi da un ulteriore intervento che dovrebbe essere questo, perché prima era 6 mesi, cioè zero. Facciamoci due conti: 12 mesi, beh, un'indagine fa in tempo a nascere e arrivare a compimento. Se non ci mettiamo la tara della data di denuncia, è anche possibile che io mi accorgo che il mio conto corrente è stato limato, non svaligiato, con condotte informaticamente rilevanti, me la tolgo dopo 2, 3, 4, 5, 6 mesi. In quel caso vedete che la fisarmonica cronologica si era allargata ma si restringe. Se considerate anche i giochini di competenza, nel caso in cui io mi ero trovato, come vi ho detto prima, a mandare a Firenze, è stato un miracolo la nuova proroga a 12 mesi, perché nei 6 mesi io me l'avevo tenuta un mese, Firenze l'aveva tenuta qualche tempo in più, sarebbe arrivata dopo il sesto mese. Per cui, col semplice rimbalzo burocratico e quasi incolpevole di due uffici pubblici, bussavamo e facevamo la stessa mala sorpresa che fanno gli operanti quando chiedono alla banca le video riprese di sicurezza, ma dopo 7 giorni sono cancellate e tutto quello che avrebbe potuto dirci chi era passato di lì e chi era il colpevole e chi era l'assassino, bisogna trovarcelo in un altro modo. I dati possono essere congelati dal Ministro dell'Interno, in genere dalle forze dell'ordine, per motivi particolari che di solito non ci riguardano, perché sono le investigazioni di prevenzione. Questi soggetti, che sono quelli che forniscono contributi e servizi sulla rete, sono destinatari dell'ordine. Ora però un nocciolo, anche per arrivare, diciamo così, a quagliare un po' il quadro della situazione, è questo. Finora abbiamo parlato di l'attività inquirente che si svolge dopo i fuochi. In realtà a volte, con un po' di fortuna, riusciamo ad arrivare in tempo. Noi eravamo stati fra i primi paesi a dotarsi di strumenti normativi di contrasto alla criminalità informatica, e l'avevamo fatto con la 547 del 93, che ha i suoi tempi, ma erano anche tempi di vigoria legislativa, perché i primi anni 90, insomma, hanno dato un sacco di riforme incisive dal punto di vista di tutti i campi del diritto. Erano state introdotte non soltanto le intercettazioni di comunicazioni fra presenti o comunicazioni telefoniche, ma le intercettazioni del traffico dati. Ora, il fatto che si possa intercettare i dati telematici trasmessi in molti casi, e in alcuni casi di enorme rilevanza, assume veramente la differenza tra perdersi un'indagine e tenerla in piedi e portarla brillantemente a compimento. Tra l'altro, le indagini le intercettazioni telematiche hanno un campo applicativo ancora più largo, perché si rifanno a tutti i reati gravi commessi descritti dal 266, in più a tutti quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche o telematiche. Per cui
scaliamo significativamente, abbiamo visto come la commissione di un reato mediante tecnologia informatica è molto comune e c'è un ventaglio enorme di possibilità. Questo fatto ci permette non soltanto di prendere il pedofilo che mette sui circuiti riservati dell'internet le sue sconcerie, ma anche su reati di minore gravità che pure ci infestano, come per esempio la truffa del phishing. Se ogni tanto riuscissimo a beccarne uno, potrebbe essere, certo, le operazioni sono significative. Alla fine di tutto il gioco torniamo ai vecchi buoni metodi della vecchia scuola. Si va con le scarpe, con la macchina, e ci si pone di faccia. Queste tre che vedete sono le basi dell'investigazione classica. Non vi spiego cos'è un'ispezione perché lo sapete molto meglio di me. Il legislatore però è intervenuto e ha ritoccato tutte queste fattispecie, specificando quello che deve fare l'operatore quando si perde in condotte o eventi che abbiano attinenza con l'informatica. Ora, in realtà tutti hanno detto la loro, alcuni hanno detto è successo il finimondo, è stata rivoluzionata la tecnica di indagine. In realtà è successo un po' meno. In ogni indagine, il nostro è un codice prolisso e l'hanno notato i primi commentatori della fine degli anni 80 e degli anni 90 e ci dice tanto di tutto e di più. In realtà, se volessimo essere un po' così, così diremo, il codice ci dice di stare attenti quando ci sono delle situazioni informatiche, poi si può fare un'ispezione, una perquisizione o un sequestro. In realtà, siccome dicendo tante cose, poi spesso si resta impiccati, perché se tutto si tiene, se io vedo una farfalla a Tokyo, il battito di ali può farmi l'uragano nel Mar dei Caraibi, vediamo che alla fine qualcuno dei problemi si è posto. Ora, l'ispezione è qualcosa in cui uno va e guarda. Ispeziono il sito abusivo in cui c'è stata riversata per settimane un'enorme quantità di rifiuti e è diventata una discarica. Lo ispeziono, lo guardo, lo fotografo, faccio dei rilievi, il luogo di un incidente, una casa abusiva. Ora, se io ispeziono un computer, cioè lo apro e ci guardo dentro, ma non hardware, guardo dentro il contenuto dell'hard disk dal punto di vista dei programmi e dei dati contenuti, io diciamo che sono molto vicino alla perquisizione. Soprattutto quando poi posso avere misure tecniche dirette ad assicurare la conservazione dei dati originali e impedire l'alterazione, vuol dire che io mi faccio una copia, questo vuol dire, non nascondiamoci dietro un dito, dei dati contenuti in quel computer. E fino all'altro ieri io questa cosa l'ho chiamata sequestro. Se io sequestro quello che c'è dentro un computer, cambia poco che prima mi sequestro il computer e poi ti do una copia, o dopo avermi fatto la copia ti ridò il computer. In realtà questo è, io ho sequestrato i dati che erano dentro il computer e li ho sequestrati saltando un paio di garanzie o tre che invece i sequestri e le perquisizioni danno a chi le subisce anche senza essere indagato. Queste sono argomentazioni solide, fra l'altro la stessa convenzione ci diceva, guardate, noi siamo il Consiglio d'Europa, per cui comunque chi legge questa bella convenzione si ricordi dei diritti garantiti dalla CEDU, è inutile che lo stesso organismo sovranazionale dice una cosa il suo contrario. In questo caso, intervenendo in maniera non sempre calibrata, qualche dubbio. Ora, l'1 bis del 247 sulle perquisizioni ci dice di stare attenti, ci dice che possiamo perquisire un computer. Vabbè, vuol dire che ci guardiamo dentro. Prima non si perquisiva, ce lo portavamo in caserma, in questura o in ufficio e ce lo guardavamo con comodo. Vabbè, perquisiamo un computer, cioè forziamo le misure di sicurezza, se ci sono, vedremo poi in quale modo e chi ci riesce, si passa avanti, se no prendiamo e portiamo a casa. La richiesta di consegna è propedeutica, è interessante che il segreto bancario sia stato portato, diciamo così, alla sua estrema compressione, perché gli operanti, gli ufficiali PC possono andare lì e guardare non soltanto i dati bancari, ma i programmi bancari che nelle comunicazioni interbanche sviluppano in tempo reale questi dati, la cosa spiace agli istituti di credito, ma a volte è fondamentale. Si arriva a questo sequestro di corrispondenza che ci dice
ricambiando 250 volte, guardate, potete fermare non soltanto le lettere come facevate prima, ma anche le lettere spedite in via informatica. Ora, io sono un povero scemo, però le lettere spedite in via informatica le chiamo email, e le email le posso fermare prima che arrivino dal destinatario soltanto se le intercetto. Se ci possiamo porre il problema di dire, invece di intercettarle con le garanzie di dover adire un giudice terzo imparziale, di poterlo fare soltanto sotto determinati reati, di rispondere poi di questo con inutilizzabilità varie, io semplicemente ho la possibilità di sequestrarmi la vostra email, beh, io non farò mai un'intercettazione nei confronti dell'email, dell'account dell'avvocato Nicosia, ma semplicemente vado da lui o dal suo account, dal suo provider, faccio molto prima e mi sequestro la sua corrispondenza. Francamente il sistema, secondo me, è sottoposto a torsioni difficilmente giustificabili. Altro è dire, però chiaramente è un'interpretazione riduttiva, che dopo che il vostro provider va consegnato la posta, io ho la certezza che è stata consegnata, vado al provider piuttosto che da voi, e non mi scopro dal punto di vista investigativo, vi porto la vostra posta a casa, non in tempo reale, ma la disposizione obiettivamente sembra dire altro. Quasi la stessa cosa ci pone il 254 bis. Io posso andare dal vostro provider e portarmi a casa tutto. Lui, anzi, mi fa anche il favore di farmi la copia, siccome è soggetto evidentemente competente, me lo porta a casa. Io il problema che mi pongo è lo stesso. Questo è un sequestro che rasenta vertiginosamente un'intercettazione. In questo caso si porranno molti problemi su quando eseguire un'intercettazione e quando un sequestro disposto non ai sensi del 254 bis, ma con le modalità di cui al 254 bis, ci porta dati sicuramente utili e lede in maniera significativa il diritto all'inviolabilità dei segreti della corrispondenza di chi è destinatario. L'ordine di esibizioni è lo stesso, in questo caso c'è una garanzia in più perché, per esempio, l'avvocato, il giornalista o professionista oppone all'ordine di esibizione il segreto professionale, che ha una diversa tenuta, ma lo può opporre. Se io gli sequestro tutto in remoto, amici come prima, io ce l'ho e lui non lo sa. Salterei tranquillamente disposizioni francamente di settore su come conservarle, ci dice che quando le conserviamo ci stiamo attenti e non le buttiamo. E lo stesso discorso è esteso anche alle perquisizioni di iniziativa della PG, non sempre c'è evidentemente il tempo di avvisare l'autorità giudiziaria, gli ufficiali di PG o in caso di urgenza anche gli agenti, abbiamo visto in alcuni casi soltanto gli ufficiali procedono ai sequestri e alle perquisizioni anche su materiale informatico. Questa dovrebbe essere l'ultima slide, ci spendo due parole che magari mangio al tempo dei relatori che mi seguono, perché la responsabilità amministrativa degli enti è qualcosa di fondamentale nel complessivo bilanciamento degli interessi sottesi a tutto il sistema penale, che ha preso un inaspettato vigore negli ultimi tempi, è ancora troppo limitata, è connotata da incertezze e da timidezze del legislatore derivanti da mille situazioni, e faccio un esempio che non c'entra niente: i reati ambientali dovrebbero essere inseriti nella responsabilità amministrativa degli enti sin dalle norme europee che poi hanno portato nel 2001 al decreto legislativo. Evidentemente un paragone fra le esigenze del libero mercato e dei ceti produttivi e quelle dell'accertamento delle responsabilità ha frenato questo inserimento. Siamo in mora con l'Unione Europea da 7 anni. Tutti questi reati abbiamo fatto di meglio. Tutti questi reati, che sono tutti quelli più importanti attribuiti alla DDA, nonché il 491 bis, cioè le falsità materiali e ideologiche su documenti informatici, e il 640 terze ai danni dello Stato di altro ente pubblico, gli ultimi due di competenza della procura circondariale della procurina, insomma, della procura presso il tribunale competente per territorio, danno luogo al procedimento anche contro la società.
non sono molti reati, ovviamente sono molti più reati che non le prevedono, alcuni sono fondamentali, sono la concussione, l'omicidio colposo aggravato da un'inosservanza delle norme sulla sicurezza sul lavoro, altri sono così, francamente dichiarazioni di stile, sono velleitarie. Ora francamente non credo ci fosse stato un bisogno per inserire la norma che punisce la l'infibulazione da parte delle cliniche, che credo non abbia mai avuto un procedimento in Italia nei confronti della società, in questa legge. Ora però vediamo che in un ambito in cui la criminalità non solo è quella violenta che arriva, io ho suggerito, ma era una provocazione almeno in parte, fino alla violenza fisica per arrivare a incidere l'integrità di un sistema informatico, ma che spesso può essere fatta veramente da colletti bianchi che agiscono sulla base di loro competenze assolutamente sofisticate e professionali, è giusto che le società che ne traggono vantaggio siano punite. Il sistema di sanzione è molto complesso, molto articolato e estremamente elastico, perché si parametra la singola sanzione su una forbice molto più ampia del da 1 a 5 anni che siamo abituati a pensare. Si tratta di un sistema di quote che possono variare calibrandole sulla effettiva situazione patrimoniale e finanziaria della società, e si può davvero dare un monito significativo, se non proprio a quella società lì, a tutte le altre. In un mondo in cui l'impresa si veste sempre più spesso di forme societarie, sempre più spesso di forme societarie con personalità giuridica assolutamente anonime, come diceva il vecchio codice commerciale, e in cui un sacco di situazioni possono portare questi reati, io penso particolarmente al 491 bis per le motivazioni che ho detto, alla commissione seriale di questi delitti, portare a una condanna a morte imprenditoriale, perché una serie di quote indicizzate in maniera alta portano al fallimento in due mesi di una società, è significativo. È significativo quando questo reato sia fatto, secondo il dettato della legge, da un amministratore o da un dipendente, anche non in posizione apicale, cioè non è necessario che lo faccia il direttore generale della Fiat, ma anche un funzionario di livello, purché lo faccia non nell'interesse suo proprio, ma nell'interesse nel vantaggio e in via di, perché anche qui nessuno ha mai diversificato bene l'interesse o il vantaggio dell'ente. Una punizione significativa, un coinvolgimento di chi trae tutte quelle utilità dal delitto che non restano punite quando un colletto bianco commette il delitto, e semplicemente a Natale, oltre alla tredicesima, avrà anche una significativa gratifica fuori busta per la scocciatura penale che è stato chiamato ad affrontare in nome e per conto della società. Questo è qualcosa che svilupperemo verosimilmente nel corso del tempo. La 231 ha preso nuovo vigore soprattutto per le lesioni e gli omicidi colposi in materia di lavoro, per cui c'è veramente una seconda giovinezza dopo 7 anni. Credo che, non sarò un profeta smentito se dico che fra diverso tempo, perché non è di immediata percezione, alcuni reati, in particolare 491 bis, avranno una costante applicazione anche ai sensi della legge, del decreto legislativo 231 del 2001. Questo era quello che devo dire, sicuramente ho sforato, ringrazio per l'attenzione. Allora, mentre facciamo il solito balletto che c'è in tutti i convegni che trattano, di problematiche informatiche, per cui si va a collegare i computer, questa è la parte più difficile in realtà. Vediamo se siamo riusciti a... Non è detto che funzioni. No, anche perché il dottor Novizia ha giustamente... ha detto tutta una serie di cose sicuramente
importanti e molto interessanti. Io mi permetterei di riprendermi un paio perché forse possono essere oggetto di... sapete esattamente che cosa avevo sul computer, ma non ci sono. Ripristino. Computer si turbano e questo è riprova di un fatto importante. Abbiamo parlato di dati informatici, una delle caratteristiche più delicate proprio fin dell'indagine è la loro volatilità, per cui diciamo in un via reiero esserci. Dicevo, la delicatezza, la grande delicatezza delle, appunto, della nuova normativa è proprio questa, coordinarla con la volatilità delle informazioni, la riferibilità delle informazioni, quindi le problematiche legate all'identità del responsabile di certe condotte. Mi permetterei di aggiungere soltanto sull'ultimo punto, proprio a conferma dell'importanza della 231, che nel settore propriamente dell'informatica, oltre che nel settore ovviamente ultimamente citato della sicurezza nei luoghi di lavoro, che ha grandissima rilevanza il problema dei modelli di organizzazione. Cioè stiamo andando avanti in un sistema in cui si vuole co-responsabilizzare giustamente l'impresa anche per condotte che non sono direttamente proprie dell'impresa ma che sono comunque esse riferibili. Allora ecco che il problema dei modelli di organizzazione e il collegamento di questi con le problematiche legate al mondo della privacy diventano secondo me cruciali. Già lo vediamo con le problematiche legate al mondo del lavoro, la sicurezza dei dati e ancora di più nel mondo della privacy sarà rilevante, e questo creerà secondo me da un lato delle nuove opportunità per quanto riguarda la raccolta di informazioni ai fini di giustizia e dall'altra parte sarà un elemento importante da valutare ai fini delle responsabilità penali eccetera.